Benvenuti a questa giornata organizzata da RCS Academy in collaborazione con il Corriere Innovazione. Abbiamo voluto dedicare il dibattito di questa mattina, vedremo che avremo diversi ospiti molto rilevanti. E dicevo, abbiamo voluto dedicare il dibattito di questa mattina al New Digital. Cosa intendiamo con il New Digital? Si è parlato di un New Normal dopo evidentemente il lockdown e l'emergenza che abbiamo vissuto tutti quanti nel mondo, in particolare in Italia. In Italia sappiamo tutti che è stato anche un grosso test, possiamo definirlo socio-tecnologico. Le persone costrette in casa di qualunque generazione hanno dovuto in qualche maniera adattarsi alla tecnologia, utilizzare la tecnologia in maniera massiccia. E sappiamo che veniamo da anni in cui il dibattito si è sempre focalizzato su un certo ritardo. Ecco, alla prova dei fatti possiamo già dire che l'Italia ha retto, l'Italia ha manifestato una propensione a utilizzare il digitale di fronte alla necessità che forse non tutti si attendevano. Pensiamo soltanto alla didattica online che, sempre a macchia di leopardo, come è normale che sia, ha funzionato. Anche le scuole pubbliche si sono adattate velocemente e sono riuscite a portare a completamento l'anno. Non diamolo per scontato. Allora, cos'è questo New Digital? È tentare di ragionare, cosa che faremo oggi, su quale potrebbe essere il giusto mix per ritornare alla normalità, evidentemente, quando finalmente potremo muoverci tutto liberamente, senza perdere però l'eredità di questo periodo, senza perdere, diciamo, la grande esperienza che tutti noi abbiamo dovuto fare con il digitale, con l'innovazione e con la tecnologia. Insomma, mi piace ricordare, nell'introdurre questa giornata, anche una figura che per me è stata sempre molto rilevante, Douglas Engelbart, probabilmente non lo conosce nessuno, è un nome semi sconosciuto. Ebbene, nel 2013, quando purtroppo è scomparso, leggendo il suo obituary, tutti noi abbiamo scoperto che era stato il padre del mouse. Aveva inventato il mouse, era un professore universitario, un accademico, aveva sviluppato il mouse per finalità accademiche, non aveva mai pensato di brevettarlo, di dargli il proprio nome, e purtroppo questo lo ha portato appunto a scomparire un po' dalle mappe dell'innovazione. Ma pensate, senza quest'uomo che ha fatto tutto per puro scopo accademico e scientifico, noi non avremmo potuto interagire con le macchine come abbiamo fatto fino ad oggi. Insomma, tutti noi utilizziamo ormai il touchscreen con lo smartphone, però poi con il computer continuiamo a utilizzare il mouse, e in ogni caso la rilevanza del mouse è stata fondamentale per ridurre la distanza tra noi e le macchine. Ecco, noi tenteremo oggi con i nostri ospiti di creare un dibattito, di dare degli spunti, magari di dare anche delle proposte, di arrivare anche a delle proposte concrete che potrebbero aiutare l'Italia, ma non solo in questo momento. Partiamo con il primo collegamento. Allora, siamo con Roberto Cingolani, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo. Molti ancora la chiamano Finmeccanica, ma ha cambiato nome da tempo, quindi il capo della ricerca e sviluppo della più grande società aerospaziale italiana, ed è stato anche, lo ricorderete, ex direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove ha dato la paternità insieme a Giorgio Metta, l'attuale direttore scientifico che lo ha seguito nella poltrona dell'IT. È stato anche il padre dell'iCub e di tanti altri robot, però il robot più noto sicuramente è il famoso robot bambino. Allora, Roberto, oggi abbiamo introdotto, diciamo, un elemento nuovo nella nostra vita. Lo possiamo dire anche grazie al lockdown, a questo momento in cui l'Italia si è fermata, in realtà si è chiusa in casa e ha scoperto che le strutture digitali potevano aiutare tantissimo a superare appunto il distanziamento fisico. E molti di noi hanno continuato a lavorare effettivamente attraverso il digitale, attraverso il computer, attraverso la rete. Quindi è stato anche un grandissimo test sociale da questo punto di vista. Qual è la tua opinione? Credi che questa esperienza, chiaramente un'esperienza negativa per quello che stava accadendo, possa però in qualche maniera lasciare dei semi, far crescere dei frutti e permettere all'Italia di superare, lo sottolineiamo culturalmente, ancorché tecnologicamente, le persone,
è fondamentalmente aiutare a utilizzare le nuove tecnologie sempre di più anche nella nostra vita quotidiana, perché poi lo sappiamo, abbiamo spesso visto una certa distanza, una certa contrapposizione tra il fatto che nel tempo libero magari utilizzavamo la tecnologia più evoluta, sappiamo che gli italiani sono dei grandissimi utilizzatori di smartphone, e magari nel mondo del lavoro si tornava invece verso l'analogico. Qual è la tua opinione su questo? Ci sarà Dunque, un'eredità legata al lockdown? Massimo, intanto consentimi una digressione di partenza un po' come cittadino e un po' come persona. Sono un po' di anni che accadono delle catastrofi che costano la vita a molte persone. Io penso al Ponte Morandi che ha creato tantissimo dolore e però è diventato un trampolino per dimostrare che in Italia si può fare un ponte di 1 km 100 metri in un anno e mezzo con un design spettacolare, mettendo a fattor comune le competenze straordinarie di questo paese. Però ci è voluta la catastrofe. Abbiamo avuto questa catastrofe mondiale del Covid, quindi diciamo c'è un substrato di dolore su tutto quello che noi stiamo commentando in questo momento. Nel caso del Covid, con numeri giganteschi, e adesso siamo qui a parlare dell'effetto trampolino, no? Cioè quando tocchi il fondo del dolore, poi rimbalzi e comunque deve rimanere qualcosa di buono. In entrambi i casi, io sono convinto, come già abbiamo visto col ponte e vedremo anche nel Covid, abbiamo avuto dimostrazione di poterlo fare. Questo è molto importante, anche se un po' ho il rammarico come cittadino italiano di dire che per avere noi la consapevolezza di potercela fare, insomma, non dovrebbe servire una catastrofe, no? Cioè, tutto Certo. sommato, dovremmo raggiungere questa consapevolezza nel momento di tranquillità e non nel momento dell'emergenza, del dolore. Venendo alla sostanza della tua questione, della tua domanda, è chiaro che l'infrastruttura digitale e in generale la digitalizzazione del lavoro è stata forzata in questo caso. Nessuno si aspettava di dover fare questo massiccio ricorso per tamponare una situazione che era devastante e tutto sommato ha retto bene il sistema, no? Cioè quasi oltre le nostre aspettative. Cosa possiamo concludere oggi? Sicuramente potevamo essere più potenti, più infrastrutturati, sicuramente si poteva fare di più, però sicuramente molti di noi non si aspettavano di poter reggere. Quindi prendiamo l'aspetto positivo. Il fatto di lavorare da remoto, tutto sommato, di aver visto che le infrastrutture hanno retto, ci ha fatto capire che dobbiamo investire di più per essere più resilienti, più resistenti come paese, a fronte di qualsiasi pericolo, catastrofe, bisogno, ma nello stesso tempo ci ha fatto capire che si può fare e tutto sommato si può fare abbastanza bene. Adesso direi, sia dal punto di vista del lavoro che dal punto di vista sociologico, la riflessione è quanto possiamo continuare a utilizzare questo modello di lavoro anche quando sarà terminata l'emergenza, che speriamo termini prima possibile. E la riflessione è in corso e secondo me è una riflessione importante. Anche dal punto di vista della sostenibilità, forse molti di noi si cominciano a chiedere: ma era veramente necessario fare tutti quei chilometri di aeroplano, di automobile, eccetera, quando oggettivamente un buon 50% di quello che noi stiamo facendo digitalmente è altrettanto soddisfacente di quello che potevamo fare vedendoci senza bruciare carburante fossile, senza richiedere grandi spostamenti e così via. Cioè l'efficienza di questo sistema va studiata, è fuori di dubbio, siamo alle prime armi. Però è indubbio che ci ha consentito di andare avanti in un momento in cui non c'era alternativa. Quindi la mia speranza è che noi utilizziamo questo trampolino del dolore, purtroppo, no? Questo rimbalzo del dolore, anche per fare onore alle persone più sfortunate, a quelle che hanno combattuto delle battaglie durissime, perdendole in molti casi, e trovando qualcosa di buono per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Servono però infrastrutture da un lato, sempre più forti, e serve una cultura digitale. Cioè, questo non può essere un ulteriore generatore di disuguaglianza, no? Parliamoci molto chiaramente. Noi Certo. auspichiamo di poter essere digitalizzati come paese e di poter sfruttare questa grande capacità per migliorare la nostra vita, il nostro sistema produttivo, tante cose, la pubblica amministrazione, la medicina, la giustizia, digitalizzando tutto ciò che si può digitalizzare. Però attenzione, ci sono zone del paese dove non tutti hanno a casa un computer, uno schermo, una fibra connessa. Allora, bisogna essere estremamente attenti a far sì che questa grande opportunità,
sia un'opportunità da sfruttare e non diventi un generatore di disuguaglianza. Questo è l'invito a potenziare l'infrastruttura. L'altro invito è: studiamo come ottimizzare l'utilizzo di questa infrastruttura. La cultura digitale, chiamiamola così, è una cultura che richiede un aggiornamento continuo e soprattutto deve essere resa accessibile anche a chi non ha il dottorato di ricerca in fisica o in computer science, no? Quindi bisogna sforzarsi di raggiungere tutte le fasce della cittadinanza, tutti, in modo che possa essere fruibile. È un cammino molto complesso, che richiede una grande pianificazione, ma è certamente un cammino obbligatorio, perché è una strada che può migliorare la vita di tutti, avere un forte impatto positivo sulla sostenibilità, sul risparmio, e può accelerare delle cose che oggi sono bloccate. Perché è evidente che dal sistema fiscale, al sistema della giustizia, al sistema della pubblica amministrazione, la digitalizzazione potrebbe abbattere i tempi, perché il tempo ha un costo, il tempo costa, e se noi lo perdiamo nei processi, nelle procedure, e sono tutti soldi che perdiamo come società. Allora la digitalizzazione va utilizzata come chiave per rendere più rapidi e più efficaci dei processi che altrimenti diventano lenti, troppo dispendiosi e altamente inefficaci. Prendiamo questa lezione e prendiamola per buona. Mi sembra che ci siano tantissimi spunti di riflessione, andrebbero tutti approfonditi chiaramente, ma tentiamo di dare, appunto, di seminare da questo punto di vista, perché, come giustamente ricordavi tu, siamo anche in una fase di riflessione, insomma, stiamo tutti imparando a gestire la situazione. Io noto anche una sorta di mancanza di fiducia in se stessi in quest'Italia che si muove soltanto di fronte ai grandi drammi, insomma, giustamente hai ricordato il grande dramma di Genova, che tu hai vissuto anche, visto che vivi a Genova per buona parte del tuo tempo, hai vissuto anche come direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, quindi probabilmente potrebbe anche essere questa una riflessione, cioè credere di più in noi stessi senza dover attendere questa variabile esterna, spesso negativa, per muoverci. E effettivamente il tema della disuguaglianza esiste, esisteva prima, esisteva già nel mondo analogico, ancora di più dobbiamo evitare il rischio che questa disuguaglianza venga accentuata da questa accelerazione digitale, perché quella che il filosofo Luciano Floridi chiama un life divide, quindi mai come in questo momento abbiamo scoperto che avere una buona rete non significava soltanto poter fare lo smart working, ma spesso significava anche poter fare la spesa, quindi parliamo di qualcosa di molto concreto, di molto vicino alla nostra quotidianità. Scusate, vorrei tornare sull'elemento della cultura, perché questo è un elemento che spesso in Italia è stato messo in secondo piano rispetto alla voce finanza, perché si è sempre detto che l'innovazione sostanzialmente subiva una certa finanza asfitica, un certo nanismo anche dal punto di vista finanziario. Pensiamo soltanto al grosso dibattito sui venture capitalist, cioè sui finanziatori dell'innovazione, che non sono mai esplosi in Italia come invece è accaduto in altri paesi, però effettivamente l'elemento culturale diventa dirimente, perché dobbiamo diffondere questa conoscenza anche, e qui Roberto chiedo appunto la tua opinione, anche per evitare dei nuovi luddismi di ritorno. È chiaro che se non conosciamo cosa c'è dietro la robotica, cosa c'è dietro i big data, cosa c'è dietro tutte queste nuove parole che spesso subiamo anche dal punto di vista lessicale, perché spesso vengono da altri paesi, è chiaro che se non conosciamo questi elementi possiamo averne paura. Insomma, i robot sono un esempio che a te è molto caro, a te è molto vicino, con l'Istituto Italiano di Tecnologia, ma anche con il lavoro di Leonardo avete dimostrato che la robotica aiuta il lavoro in Italia, non distrugge il lavoro, anche perché, lo ricordiamo, noi siamo grandi esportatori di robotica in Italia. Quindi da questo punto di vista, cosa potremmo fare per avvicinare anche le persone a tutte le tematiche legate all'innovazione, che, come giustamente dicevi, non vuol dire avere tutti un PhD in fisica o in tecnologia, ma significa conoscere più a fondo questa cultura dell'innovazione. Ah, dunque, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, come si suol dire, perché io parto da una premessa che mi hai già sentito fare in altre occasioni: l'innovatore si comincia a formare a 6 anni. Nessuna società pensa di prendere un 18enne e trasformarlo in innovatore. È come dire: io un 18enne inizio a fargli fare uno sport professionistico e spero che diventi campione del mondo. L'innovazione è uno sport,
gli atleti partono da bambini e a 18 anni nel pieno delle forze si avvicinano al campionato mondiale. Nessuno inizierebbe a fare un atleta professionale, a fare uno sport per diventare campione del mondo a 18 anni, sarebbe troppo tardi. Ci tengo molto a questo paragone perché lo sport della mente, l'innovazione, richiede grande allenamento e richiede grandi allenatori. Ecco, qui è il punto dolente, il grande allenatore. Noi abbiamo una scuola ferma, programmi, ferma, una scuola che è fatta da tanti docenti bravissimi che però a loro volta casomai non hanno la possibilità di aggiornarsi, dove se c'è una maestra che fa un'innovazione, come avete letto sui giornali da poco, che porta i bambini nel parco a leggere delle favole, invece di fare congratulazioni si dice stai facendo fare brutta figura ai tuoi colleghi, che non è per niente vero, tanto vero che i colleghi hanno detto no, lo facciamo anche noi perché è una buona idea. Quindi si rovesciano dei paradigmi. L'università, nel caso quindi la formazione più avanzata, perde terreno rispetto all'università internazionale perché ha un meccanismo di reclutamento che non è a standard internazionale. Oggettivamente ci perdiamo tanti cervelli giovani perché da noi la carriera dell'innovatore e del ricercatore non è una carriera considerata del futuro, di serie A, è una carriera tutto sommato non molto attrattiva. Devi essere un grande appassionato di scienza per fare quel lavoro sapendo che comunque non sarà una carriera facile, non sarà una carriera attrattiva. Questo è un gravissimo errore. Abbiamo pochi laureati, abbiamo tanti che scappano. Allora ci sarebbe da rimettere mano in maniera, se vogliamo, un po' comparativa anche, pensando a quello che succede nel mondo, alla filiera dell'istruzione, facendo un investimento sui giovani. La più grande discriminazione che noi stiamo facendo sono i giovani. Noi abbiamo il futuro incomodato. Dovremmo passare ai nostri figli, alle nostre future generazioni, migliore, più vivibile, più sostenibile. Invece glielo stiamo passando peggiore, con più debito economico sulle spalle. Non stiamo facendo un buon lavoro. Allora, io credo che la prima disuguaglianza, la prima ingiustizia che noi dovremmo, come adulti, affrontare è quella di dire come possiamo investire sui giovani. Sui giovani si investe inizialmente con la cultura, con l'educazione. Automaticamente questo porta a una filiera che non succede in 3 anni, succederà in 5 generazioni, per cui ci sarà più proprietà intellettuale, più brevetti, ci sarà più sensibilità allo sviluppo della tecnologia. A quel punto verranno gli investitori, ma la carriera dell'innovatore deve essere una carriera attrattiva, la carriera dell'insegnante, del professore, del ricercatore deve essere una carriera attrattiva, non come stiamo facendo ora. Se noi trascuriamo questi problemi che sono la base della vita, non ci possiamo lamentare che poi non abbiamo la sensibilità all'innovazione. Questo è il punto fondamentale. L'investimento è sull'essere umano, il capitale umano è la ricchezza del futuro di un paese. Se noi continuiamo quantomeno a trascurarlo, non dico a trattarlo male, non possiamo aspettarci un futuro, diciamo, più brillante. La finanza deve stare al posto suo, nel senso che la finanza deve fare quello che fa, lo sa fare bene, ma non può pensare anche al capitale umano. Il capitale umano in questo caso lo forma lo Stato all'inizio, no? Quindi c'è bisogno di una compartecipazione, di un patto pubblico-privato sul capitale umano che deve essere molto chiaro, altrimenti no, non ci si riesce. So che sembra un po' filosofico il discorso, ma se ci pensate, alla fine è tutto un problema di menti. Noi in Italia, rispetto alla popolazione di circa 60 milioni di abitanti, abbiamo circa un 30% di ricercatori per milione di abitanti in meno rispetto agli altri paesi avanzati, Germania, UK, Francia, non parliamo di Svezia, Israele, lì sono ancora, prendiamo la media europea. Allora, come mai? Ma perché è una carriera che francamente, se non è una passione smodata, non la fai, fai un'altra cosa, perché non siamo riusciti a dare il giusto valore alla cultura, alla scienza, all'innovazione. Non abbiamo valorizzato queste cose, trattando male i docenti, trattando male l'università. Poi abbiamo generato delle reazioni, per cui dopo un po' c'è stata una reazione conservativa. Ah, tu mi tratti male, allora a me che mi frega di competere? No, io tendo a chiudermi e mi coltivo l'orticello. Questo ha chiuso, il sistema si è abitato su se stesso. Allora, io penso che un altro dei rimbalzi che potrebbe avere il Covid è quello di dire facciamoci un esame di coscienza. Il debito aumenta di, non so, credo 10 punti percentuali, una roba mostruosa. Il rapporto deficit-PIL va a livelli che un anno fa non si nominavano nemmeno. Un anno fa, se vi ricordate, si parlava di 0,1-0,2 punti più o meno intorno al 2,4. Il famoso 0,1. Oggi,
Oggi si parla di 9%, quindi proprio abbiamo sfondato qualunque tetto concepibile. Si parla di 1 milione di disoccupati in più, no? Cioè, questa è una situazione economica che noi lasciamo alle future generazioni, perché non è che la risolviamo in 3 anni. Tra l'altro ci siamo alzati male dalla crisi del 2008, 2009, 2010. Questa qui è peggiore, non so cosa faremo. Allora, forse questo è il momento di dire cambiamo strategia. Qui bisogna veramente pensare al futuro giovane, perché noi dobbiamo limitare il danno e mitigare nel breve termine, ma i giovani hanno il futuro in mano. Allora è lì che bisogna intervenire. E purtroppo, anche se qualcuno sostiene a torto che con la cultura non si mangia, purtroppo il vero grande motore di una società avanzata è la conoscenza, e bisogna investire su quello. Senti Roberto, mentre parlavi dell'insegnante, abbiamo giustamente tutti letto la storia dell'insegnante che ha portato i ragazzi fuori ed è stata in qualche maniera accusata di comportarsi male nei confronti degli altri, quindi non aver pensato a questo elemento comparativo, mi veniva in mente una frase di Picasso che io ho sempre pensato si adattasse molto bene al mondo dell'innovazione. Picasso diceva: i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano. Quindi il senso della cosa è che una buona idea deve essere una buona idea per tutti quanti, insomma siamo nel mondo dell'open innovation, quindi questa insegnante ha avuto una buona idea, dovrebbe essere emulata semplicemente, sarebbe molto facile. Tra le altre cose, tu in questo periodo hai lavorato per la task force per la ripartenza dell'Italia presieduta da Vittorio Colao, il vostro piano è già uscito, quindi i lettori l'hanno potuto già leggere in questi giorni, lo abbiamo visto su tutti i media. Io non ti chiedo però del lavoro della task force, perché appunto l'abbiamo già visto, ti chiedo invece la tua opinione come scienziato su quali settori potremmo indicare ai giovani, visto che giustamente parlavi di questo debito che noi lasciamo alle persone, alle generazioni più giovani, quali settori possiamo indicare ai giovani? Perché un altro grosso dibattito, che adesso posso soltanto citare molto velocemente, è quello sulle professioni che stanno cambiando, le professioni del passato che stanno scomparendo e le professioni invece che stanno emergendo. Recentemente al Corriere della Sera ho invitato Valentina Sumini, che è un'architetta spaziale, una ricercatrice dell'MIT di Boston, ed mi sembra l'esempio perfetto di professione che sicuramente avrà nei prossimi anni, nei prossimi decenni, un grandissimo spazio. Ecco, ci puoi dare la tua opinione come scienziato di quali settori consiglieresti a delle persone allora, più giovani? Premesso che il consiglio di base che mi sentirei di dare, questo come padre di 3 figli, in realtà va al di là del mio ruolo di scienziato, non è tanto un settore specifico quanto un modo di vivere, di studiare, di lavorare, cioè non ci deve essere scorciatoia alla fatica. Questo secondo me è un aspetto che è venuto a mancare in anni recenti. Qualunque cosa si faccia, che la si faccia bene, studiando dei libri, studiando approfonditamente, capendo, proprio il contrario di quello che è la cultura del social, no? Dove io vedo un filmino e sono convinto di aver imparato a pilotare l'aereo. Ecco, quella roba lì è una scorciatoia. La fatica dura, ricordo l'esempio dello sport che ho fatto all'inizio, è andare a letto col dolore ai muscoli. Ecco, non voglio il dolore al cervello, ma uno deve veramente dare il giusto sforzo nel mestiere dello studio, nel mestiere dell'imparare che i giovani hanno da quando si hanno in poi. E questo poi che si faccia scienze umane, STEM o altro, a mio parere, diciamo, è una regola aurea e bisogna recuperarla, perché il messaggio purtroppo che sta circolando non è quello. Ricordatevi quello che è successo con i Novax. Ecco, poi mi piacerebbe sapere dove sono i Novax in era Covid, perché probabilmente hanno capito anche loro di aver sbagliato molto. Però capite, non ci deve essere posto in una società avanzata per l'ignoranza assoluta. E non è vero che l'ignorante può dire quello che vuole solo perché c'è una tastiera davanti allo schermo. Allora, questo è un primo punto. Soprattutto non può essere un vanto, quindi. Assolutamente, per carità di Dio. Questo fa parte del non rendere la cultura e diciamo lo studio, la carriera dello scienziato, del ricercatore, dell'insegnante, del docente, una carriera rispettata, perché non è una carriera attrattiva. Questa è la conseguenza di, diciamo, non curare certe cose così importanti per un paese avanzato. Detto questo, è chiaro che in questo momento l'Italia ha una carenza enorme di esperti, diciamo, di studiosi STEM, le famose materie tecnico-scientifiche, ingegneristiche e matematiche,
E siccome mi sembra evidente che questa carenza va a impattare sulla manifattura, sull'industria, sullo sviluppo digitale, quindi sullo sviluppo economico, beh, diciamo genericamente io direi che questo gap lo dobbiamo colmare e questo richiede uno sforzo importante. Il secondo livello che mi viene in mente è che sta cambiando molto persino il profilo STEM. Cioè, oggi dobbiamo porci il problema che probabilmente il medico nel futuro dovrà sapere molto di computer science, ma persino l'avvocato, digitalizzando la giustizia. Allora, ecco, le barriere disciplinari, onestamente ormai completamente preistoriche, che all'università andrebbero rimosse. Cioè, noi abbiamo il raggruppamento disciplinare perché tu diventi docente di una cosa che può essere un periodo storico, non è possibile. Cioè, noi dobbiamo pensare, si ritorna ad una forma quasi illuminista, quasi rinascimentale di sapere che ci abbiamo sotto gli occhi purtroppo, perché come avete visto, quando si parlava di Covid o si parla di andare nello spazio, si parla di digitale, i settori di applicazione non sono STEM, sono totalmente diversi, quindi c'è una fertilizzazione, anzi una contaminazione di tecnologia dura e di humanities, no? Di cose umane, mediche, giuridiche, che richiede una interdisciplinarietà che oggi è difficile avere nel percorso di formazione. Quindi, ulteriore messaggio, ragazzi, apriamoci, perché se non ci apriamo, noi creeremo delle persone preparate verticalmente che però sono dei dinosauri, perché conoscono verticalmente una disciplina, ma non riescono a posizionarla nell'orizzonte della conoscenza. Questo è un altro aspetto che riguarda l'organizzazione sociale del percorso di istruzione. Quindi i miei consigli sono, niente scorciatoie alla fatica, come dicevo in premessa, sicuramente abbiamo un deficit STEM enorme, e il terzo, la preparazione deve essere ampia, aperta, perché oggi la domanda è purtroppo l'emergenza, è così. L'emergenza non è più verticale, come abbiamo visto in tempi recenti. E queste sono riflessioni molto grosse che probabilmente richiedono... Cioè, la domanda da farsi è: che Italia vogliamo fra 20 anni? Cosa vogliamo essere fra 30, 20, 30 anni? E questa domanda però, diciamo, noi la possiamo sollevare, possiamo anche tentare di dare delle risposte, ma deve essere una domanda condivisa. Se la riflessione non la vuole fare nessuno, beh, è chiaro che la domanda rimane senza risposta. Allora, io ringrazio Roberto Cingolani, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, per questo suo contributo al nostro dibattito. Ricordo che, visto che ha parlato molto di sport, non era un caso, ha iniziato una florida carriera di pugile, in passato boxer, per nostra fortuna è diventato scienziato. Grazie mille, Roberto. Ciao, arrivederci. Grazie.